Bentornati sul canale, oggi siamo qui con un nuovissimo episodio su Stray. Vi volevo ringraziare per l'immenso supporto che avete dato al primissimo episodio di questa serie. Sì, perché vi ufficializzo che si farà la serie completa. Allora, eravamo arrivati qua, la città morta, che il nome non è che faccia proprio gridare alla positività, però vabbè. Vediamo un attimo che accade in questa città morta, come dico loro. Intanto non si può fare nulla se non immagino fare questa cosa qui, appunto. Ciao. C'è una telecamera. Scendiamo. Allora, mi guarda attorno perché ci dovrebbero essere dei collezionabili, eh. Non so bene come siano fatti, ma ci dovrebbero essere. Di qua dove si va? Sono in fase di perlustrazione. Non sembra esserci nulla di che. Qui non c'è nulla. E vabbè. Cosa sarebbero quei specie di cosi bruttissimi? E questo? Bellino. Molto bellino. No, scherzo, era veramente brutto come la peste. Sembra non esserci nulla al momento. E in effetti il nome Città Morta si addice molto bene. Sapete. Io dico, sto gioco è veramente rilassante. Al momento. Seguimi, gatto. Vabbè, seguiamo. Sta salvando. Cosa devo fare con questo io? Devo prendere dell'acqua? Non ho capito. Che devo fare? Sarà un motivo per cui l'ho preso, no? Credo. Ah, per bloccare questo. Ma va là. È proprio un gatto, eh. Devo sempre tirare giù tutte le cose che si trovano davanti, no? Qualsiasi cosa. Ribadisco, sto gioco è adorabile. Vai, butta giù, butta giù. Ho rotto una finestra in cui immagino dovrò passare per andare avanti. OK, cos'è? Ah, mi posso fare le unghie, vero? Penso che il padrone si arrabbierà non poco per questa cosa. Io vorrei capire chi è che mi sta dando le indicazioni per andare avanti.
Beviamo un po'. Ma il bere ci dà qualcosa oppure è una cosa da fare giusto per? Ancora non si è capito. Butta giù. Ora mi diverto io a fare il gatto che butta giù la roba. I miei gatti lo fanno sempre con me. Ma mi diverto io. Ora capisco quanto sia divertente per loro. Ma questi mostriciattoli, brutti come il peccato. Comunque la fisica degli oggetti non è fatta male, eh. Devo dire che non è affatto male. Sembrava tipo un robot, no? Un qualcosa di molto futuristico. In effetti, se non sbaglio, il gioco è cyberpunk come ambientazione. E non credo di sbagliarmi. Che bello che è. È meraviglioso. È veramente meraviglioso. Siamo leggermente accerchiati, non vorrei dire. Mi sa che dobbiamo correre, questa vaga impressione. Sono sti oggetti bruttissimi che ci stanno seguendo con una cattiveria incredibile. Lasciatemi. Lasciatemi, lasciatemi. E lasciami su. Vieni, ce l'ha con me. Ai ai ai. Mi sa che ci dovranno beccare. Per forza di cose. Forse no. Ma non so fino a quando potremo scappare. Ma se andavo dall'altra parte, che succedeva? Non lo scopriremo mai, forse. Vai, vai, vai. Ok. Siamo saldi? In teoria? Se mi auguro succede qualcosa, non so cosa. Dove siamo? Dove siamo finiti? Ah, questo è per passare. E giù che c'è? Qualcosa che ci può interessare? Ahimè. Ahimè, non credo. Allora, ho visto che c'era qualcosa di qua, infatti. Comunque, a parte che i mostriciattoli non c'è nessuno, eh.
Questa cosa è incredibile. Non so dove siamo, però da qualche parte siamo. Che devo fare? Mi sa che devo riuscire a trovare il modo. No, vabbè, ma non avrei mai pensato. O meglio, l'avrei fatto se ci avessi ragionato, ma non ci ho ragionato. Qui sono le telecamere che ci stanno seguendo, non so perché o per come, ma ci stanno seguendo queste specie di telecamere che seguono il nostro spostamento, ci spiano. Ma qualcuno ci sta guardando, eh. Ai ai ai. Che fortuna. Veramente, che fortuna. E dove possiamo andare? Ah, di qua. Ok. Adesso? Ah, ok. Ho capito, ho capito. Ce l'ho fatta. Butta giù, va. Per il momento è tutto molto intuitivo. Niente di complicato. Che è una cosa molto buona. Anche perché deve essere un gioco per tutti alla fin dei conti. Quindi va benissimo così. Mi sto perdendo un botto in questa atmosfera veramente bellissima, cioè level design è strepitoso, veramente strepitoso. Ah, di qua si va da questa parte, se no di qua c'è qualcosa, non c'è nulla. Ok, allora andiamo di qua, andiamo di qua. Ho appena visto tipo un qualcosa di strano. Se aspetta, se arrivi veloce. No, stavolta no. Prima ho visto tipo una parte di palazzo così a caso. Cos'è? Ah, così ho disattivato la ventola e riesco a passare. Me la porto comunque dietro? Mi può servire? Non lo so. Non so se mi può servire. Eh no. Mi sa che devo per forza lasciarla qua. Mi sa che sono obbligato. L'appartamento. Quindi. Ha salvato, ragazzi. Siamo fatti questo capitolo. Siamo ancora dentro al mistero. No, dentro a un mistero che si sta infittendo ma non si sta schiarendo. Vedremo come andrà avanti. Sono molto, molto curioso. Ragazzi, vi ringrazio ancora per l'enorme supporto. Se volete video più lunghi, fatemi sapere, li sto facendo corti così riuscite a vederli tranquillamente senza passare delle ore davanti allo schermo. E fatemi sapere. Ragazzi, è
È tutto, vi ricordo anche i link in descrizione per supportare il canale e ci becchiamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!